Buongiorno amici, benvenuti, bentornati sul canale. Oggi siamo a Pietratagliata, siamo dalle parti di Pontebba. Quello che si vede giù in fondo è il tetto della Malga Pocet, dove passeremo al ritorno. Oggi la nostra destinazione si trova su di là. Dietro questi alberi c'è la vetta del Monte Schenone, quindi andremo in cima allo Schenone. Speriamo che le nuvole vadano un po' a ritirarsi per poter godere di una bella visuale. Abbiamo lasciato il parcheggio nella zona finale della strada, anche se vede ancora la strada asfaltata, poi diventa sterrato, e quindi il nostro percorso inizia e va su da quella parte. Quindi non resta che seguirci in questa nuova avventura. Sigla! Lasciata l'auto nella zona, quindi, che potete vedere, quindi l'ultimo curvone, il sentiero prende subito qui a destra. È riconoscibile sia perché c'è un piccolo segnalino sull'albero e anche perché comunque c'è l'accumulo, la cisterna di accumulo che porta acqua alla Malga, almeno così dovrebbe essere. Allora faremo l'andata per la strada e il rientro per il sentiero, quindi qui per sinistra. E dopo circa un chilometro, poco più di un chilometro, percorso in circa 15 minuti a passo molto tranquillo, ecco qui incrociare il sentiero che avremmo potuto prendere giù subito dopo la partenza, sentiero che faremo comunque al rientro. Ed ecco raggiunto il ricovero Jeluz. La cima invece è quella di fronte a noi. Allego una foto per farvi vedere la croce di vetta. È secca, la fontana è in secca. Avranno deviato il flusso per il bestiame. Andiamo a visitare l'interno del ricovero. C'è una targa a ricordo a memoria. All'esterno invece c'è possibilità di consumare il pranzo su questa tavolina. Andiamo all'interno. Ecco qui. Quindi abbiamo un tavolo, una zona dove poter accendere il fuoco, una stufetta, della legna già preparata, degli appendini, un secondo tavolo, lì c'è una parte privata, generi di prima necessità, e qui c'è la scala che porta nella zona notte, presumibilmente, ma non sono solo ad aprirla. Quindi piccolo essenziale, ce lo vedrete qui. Ci deve essere anche qualche pannello solare, la luce però si attiva solo dall'interno. Superato di circa 100 metri il ricovero Jeluz, lasciamo la strada e prendiamo sulla destra. Comunque avete anche l'indicazione, eccola qui, quindi sentiero 601, direzione Monte Schenone. Quindi su di qua per il 601. Allora, appena terminato il primo taglio, attraverso il sentiero, che si ricollega alla strada. A circa 8 minuti dove ci siamo riallacciati alla strada, adesso in questa curva lasciamo nuovamente la strada e svolteremo a destra. Procedendo invece sulla strada si può arrivare al Monte Agar e al Monte Piccolo. Noi invece ci stacchiamo subito qui, proseguiamo sul nostro sentiero 601 e andiamo direttamente su al Monte Schenone. Quella è la nostra zona di provenienza. Quindi adesso siamo risaliti a zig zag da questa parte
e iniziamo a raggirare la montagna. Quindi la cima è dietro questa prima parte, pieno di pini mughi. Si prosegue da questa parte e ci si allarga nella traiettoria, appunto per prendere il fianco sinistro della montagna. E adesso raggiungeremo la forcella lì di fronte a noi. Ed ecco raggiunta forcella Clap di Jovel, 1817 metri. Adesso procediamo in salita da quella parte. Siamo proprio sotto la cima. Ed ecco raggiunta la cima. Monte Schienone, 1949 metri. Viva! Una panoramica.
un'ulteriore panoramica. Vi andiamo nel Tarvisiano, quello di fronte dovrebbe essere l'Osternig, croce di vetta. E invece lì di fronte abbiamo, se riesco a indicarlo da qui, il Grand Enabois, lo Jofwart e lo Jof di Montasio. Quello di là invece è lo Jof di Dogna. Pronti a ripartire. Discesa dello Schienone, siamo arrivati nuovamente alla forcella di Clap di Jovel. Noi praticamente siamo saliti da qui e adesso proviamo ad affacciarci dall'altra parte, quindi proseguiamo un po' e poi decidiamo se proseguire fino in fondo per rientrare e fare un gironello rientrando da la Bieliga. Ma guardando l'altimetria si vanno a perdere 200 e rotti metri di dislivello, però dopo dovrebbe essere tutta strada che si va a congiungere con quella strada lì e quindi dovremmo entrare via strada. Andiamo avanti per capire com'è il sentiero. Ed eccoci nel sentiero 602, finalmente siamo in ombra per bene al fresco e il sentiero è diventato anche piacevole rispetto alla parte alta. Non abbiamo più il pino mugo che porta tanto calore e qua sembra abbastanza fresco. Ci usciti dal bosco e ci ricolleghiamo alla strada. Eccoci al punto di ricongiungimento astrale, quindi noi proveniamo da questa parte. Io ho finito ogni 2 ore e mezza, noi eravamo sullo Schienone. Andiamo a vedere se possiamo prendere l'acqua su questa vasca. Vai, vai. Blu. E abbiamo l'acqua, yeah! Qui forse dove siamo scesi. Ah, eccola lì dove è la parte della... Arrivati a casa della Bieliga. E questa è la veduta dello Jof di Montasio, proprio qui di fronte a noi, la montagna più grande e maestosa, visto da casa della Bieliga. Il ritorno alla casella Bieliga, troviamo questo incrocio, andiamo a leggere le indicazioni.
a Casera Malgabbialica, 15 minuti da dove arriviamo noi. Bivio 601 e Bagni di Lusnitsa 2 ore. Invece noi per rientrare dobbiamo andare verso Malgapocetto 1 ora e 30. Però giriamo un attimo qui a destra, quindi su questa strada, anche se il nostro rientro sarà di là. Andiamo a visitare, sulla mappa mi dà che c'è un rifugio chiuso a chiave, e qua vicino, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta per una futura volta. Ed eccoci, abbiamo raggiunto anche il rifugio Verdo. Andiamo a curiosare. Dovrebbe essere chiuso perché sulla mappa mi dice che c'è la chiave, quindi forse è fruibile chiedendo la chiave a qualcuno. Infatti, chiuso a chiave. Niente, non è visitabile. Facciamo una panoramica dall'esterno. Ma dovrebbe essere frequentato perché la legna comunque sembra spaccata abbastanza recentemente. Siamo risaliti da Malgapocetto, prima il sentiero 601, poi il 602 per andare verso la Bielica e adesso il 603, e stiamo rientrando. In questo momento siamo sulla parte della strada sterrata all'altezza di Malga San Leopoldo. Quindi la strada continuerebbe di là in salita, sulla mappa ci dà un taglio lasciandosi la Casera sulla destra e quindi prendendo a sinistra. Quindi giù di qua andiamo a seguire il taglio che ci farà risparmiare un po' di strada e anche un po' di salita. Formicaio gigante. Purtroppo dopo neanche 4-5 minuti, dopo aver lasciato la Casera, queste sono le condizioni del sentiero. Non si vede neanche la traccia, erba altissima, ortiche, spine, quindi ci tocca tornare indietro. Andiamo a riprendere la strada. Niente scorciatoia, a dopo! Ultima mini pausa della giornata. Siamo fermati qui, l'unico tavolino intatto che abbiamo trovato, gli altri ce ne sono disseminati ma sono tutti scassati, rovinati, perché è una zona che non è molto più frequentata. Anche le malghe, abbiamo passato almeno 3 malghe, come avete visto nel video, tutte abbandonate quasi, e noi praticamente siamo stati lì su. Quindi girando adesso la telecamera, se la sto facendo roteare, vedrete la cima del Monte Schienone. Mezz'oretta circa dovremmo essere all'auto e poi concludiamo di là. I saluti, ciao. Eccoci sulla via del rientro, rispetto a stamane, da dove siamo arrivati qui di fronte. Prenderemo adesso sulla sinistra, quindi il sentiero che ci porterà direttamente alla macchina.
accorceremo ma di poco, taglieremo giusto questo pezzo di strada, quindi giù. Ecco l'ultima parte, di là la nostra auto, soli eravamo e soli siamo rimasti. Sì, è vero che la cima non è molto alta perché siamo quasi a 2000 metri, è vero che è estate e fa caldo, ma strano che queste zone non siano frequentate in questo periodo d'agosto. Com'è strano, adesso vedremo, ma giudicando da quello che vedo all'alto sarà sicuramente così, che la Malga sia chiusa. È martedì, ok, ma siamo al martedì della prima settimana di agosto. D'altronde comunque se la gente non frequenta la zona, la Malga non ha di che vivere a tenere aperto. Peccato, peccato, perché vedrete nel video non abbiamo fatto la classica allo Schenone, o meglio, la salita sì, ma di là poi ci siamo dilungati e siamo andati un pochino a esplorare tutte le zone circostanti, dove ci sono ben tre malghe, tutte e tre abbandonate, o quasi. Abbiamo trovato comunque diverso bestiame a pascolare, sia asini, e poche mucche e molte pecore. Ci sta raggiungendo anche Simonetta. Qui è l'auto e lì di fronte è la punta dello Schenone. Quindi siamo stati lì su stamattina. Cari amici da Pendown, qui finisce la nostra escursione, la nostra giornata. Siamo stati quindi sul Monte Schenone, che è quello lì su. Adesso ci troviamo di fronte a Malga Pocet. Sembra esserci qualcuno, però è chiuso il cancello, quindi non è aperto al pubblico. E nulla, il Monte Schenone, come vi dicevo, è una classica, strano che non sia frequentata per niente nel periodo estivo, ok il caldo, però comunque è una cima da 2000 metri quasi. E rispetto al giro classico che fanno un po' tutti, noi abbiamo allungato, perché poi dalla Forcella siamo scesi e abbiamo fatto la parte più lunga tornando poi sulle strade che fanno le malghe, quindi siamo stati in due malghe diverse, anche a visitare almeno la mappa lo dà come rifugio. E anche se contrassegnato con la chiave, quindi forse ci sarà qualche ente che andrà a rilasciare la chiave. Comunque nulla, il giro è stato interessante, è stato piacevole, lungo nella seconda parte, ma per niente diciamo difficile, almeno sulla parte della strada sterrata, forse un po' in discesa, la traccia è un po' labile, la vegetazione è tanto alta. Quindi noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, lasciateci un like. Ovviamente se il video è di vostro interesse vi invitiamo a iscrivervi, quindi a seguirci per le prossime volte. Quindi saluti da Simonetta e Giuseppe. Alla prossima, ciao ciao!